E siamo qui riuniti insieme a Raffu, insieme a Venlock, insieme a So. Scalla a voi. Siete pronti, ragazzi, per il dolore? Anzi, no, sì, siete pronti per il dolore, perché anche se questo gioco si chiama antidolorifico, però è pieno di dolore. Sto parlando chiaramente di Painkiller Redemption, ragazzi, perché ho scelto di fare questo painkiller qua. Io ne ho già fatti altri. Ho fatto Hell and Damnation, che è una sorta di remastered, no, di una sorta di fra virgolette remake del primo painkiller. Ho fatto painkiller mostrandovi anche la mia Black Edition, che adoro, è lì sotto lì, bella sigillata l'edizione speciale. Faccio adesso Painkiller Redemption, che non ho in versione fisica, ma perché ce l'ho su Steam. Faccio adesso Redemption perché è il seguito, diciamo, fra virgolette, il seguito spirituale del primo Painkiller, appunto, di quello Black Edition. Quindi, chi ha seguito la scorsa live magari se lo ricorderà, ma comunque ci sono i gameplay sul mio canale, basta scrivere Painkiller e li trovate. Stai lavorando e non hai tempo per accendere il PC. Mi fa sapere, mi fa piacere Raffu sapere questa cosa, perché significa che stai lavorando ed è sempre una bella cosa. Prima di cominciare il gameplay abbiamo parlato di questo argomento qua, quindi va sempre, sempre, sempre bene. Comunque, switchiamo la finestrella e partiamo con Painkiller. Io Half-Life 1 l'ho già giocato, assolutamente. Are you looking for the road? Well, show you that. Ah, grazie, mi mostrano la strada. Ah, voi non l'avete letto perché ora ha rilevato il gioco. Comunque, dicevo, questo gioco aveva un volume altissimo. È un casino che non entri live. Vabbè, Raffu, ma non ti preoccupare. A me comunque mi fa sempre piacere che ti subi sempre al mio canale. Sei comunque calcolato per quelli là che parteciperanno al giveaway. Anche se non passi sempre, però mi fa piacere che mi dai comunque la tua fiducia. Dicevo, per rispondere ad Asso, Half-Life ho già giocato il primo, appunto, in live. Ho giocato le espansioni del primo. Ho in mente di fare una sorta di spin-off, un gioco che nacque come mod, però poi ci hanno fatto anche la big box che io ho. E poi devo fare Half-Life 2 e le relative espansioni, lo so. Quindi sì, lo porterò poi in live, assolutamente. Ciao Jenny, ricciamo anche a te, ma Nicole, ricciamo anche a te. Guarda, l'audio di sto cazzo di gioco l'ho abbassato in tutti i modi, asso. Te posso assicurare che è sempre alto. E calcola che io adesso ce l'ho basso il volume, eh. Se lo abbasso ancora poi non sento nulla. Però è sempre alto. Non lo so. Ha delle pecche tecniche questo painkiller. Comunque, vi faccio un breve sunto della storia. Praticamente ha spiegato dove appunto eravamo rimasti, avendo completato Painkiller la Black Edition, che contiene anche l'espansione.
dove dice appunto che Daniel, aiutata da Eva e Belial, sconfigge prima Lucifer, poi Alastor, però viene tradito da Eva che si prende poi lei i poteri infernali, offre a Daniel di governare gli inferi insieme a lei, però Daniel ha le palle quadrate, gli dice ma col cazzo che io accetto la tua offerta ed è con l'aiuto di Belial riesce a fuggire nel purgatorio perché Eva ha puntato le sue grinfie, cioè ha puntato il suo obiettivo sul purgatorio. Quindi Belial trasferisce Daniel nel purgatorio e si mette d'accordo per dire: oh, dobbiamo fermare Eva prima che caghi il cazzo al purgatorio. E questa è, diciamo, la trama di Painkiller Redemption, che si allaccia appunto, come ho già detto, ai vecchi Painkiller. Niente, partiamo. Allora, c'è qualcosa, c'è un cazzo. Sì, è il seguito, è il seguito. È come altissimo. Ah, tra l'altro vedo che siamo... Oddio, oddio. No, 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 no. Scusate, raga, devo abbassare la voce, è troppo alto. Mettiamo 60, va? Ed è comunque altissimo. Marca madosca, quanto cazzo lo devo mettere su? Uè, lo tengo abbassato pure da Windows. Battle Music, visto che già stava partendo tutto volume. Tutto 60, vediamo così. Allora, che Belial mi ricordo che lo usavamo in Overdose, non in Redemption. Però a quanto pare pure in Redemption, lo ricordavo male io. Ma io l'Overdose a che cazzo è? Aia! Provate anche a diversificare le armi. Sa che devo alzare un po' i suoni della battaglia, perché se no non sentiamo. Allora questo qua, Battle Music, rimettiamo a 40, facciamo così, 36, e quello là lo lasciamo.
Ciao Raffu, buonanotte, scusami. A rileggere la trama di Overdose, perché non vorrei che fosse un remake di questo. Ancora. Il mio personaggio può tagliarsi le ruote, che altro non può giocare al PC. Sapevo. Fa sempre così. Digli l'anima. Però. Deve giocare tipo così, con la mano qua, qua sta la tastiera qui sotto. Raga, Painkiller ve lo dico, cioè, per chi non lo conoscesse, non spicca di trama, non spicca di carisma. È un gioco che vai avanti e massacri. Cosa? Button music la mettiamo a 20, questo lo mettiamo a 60.
Vediamo un po'. Nicole o Vanessa, come preferisci essere chiamata. Ma poi l'altro ragazzo, Boys, l'ha detto il suo nome. Non mi ricordo. Mi pare solo che ha scritto che è di Torino, questo non ricordo. Ah, che belli passaggi per te. Anzi, sono proprio regolati quei mostri. Tacci loro. Ancora, basta! Ha un ritardo nell'input questo gioco, Nel momento in cui tu clicchi il mouse non dà subito la textura. Di altro sembra che stia facendo altro. Che ne sai, asso, eh? Che ne sai tu? Ah? 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 Che ne sai?
E tu sei piccolino, che ne so? Sozzerellone, zozzo. Non mi ricordo che se in questo gioco ci fossero dei video di intermezzi, spero di sì. Visto che gli hanno fatto, certo che Trump lì ha fatto proprio un'infamata, l'ed antitrust proprio quella cosa che ha fatto Trump. Viola praticamente l'etica commerciale. Toglieranno veramente Google da, dai, troveranno un accordo perché comunque tu non pioggi, tu non stai violando solo i diritti dell'azienda ma anche tutti quelli che l'hanno comprato il cellulare. Proprio regolati, ma proprio manco per il chià.
capito che hai scritto, asso. Alle 9. Questo è grave di sto gioco. Che poi dobbiamo rifare tutta sta parte. Stiamo male proprio. Oddio ragazzi, sono già stanchissimo. Sto giocando da mezz'ora, mamma già. Non me lo ricordavo, raga, sto cazzo di cose. Hanno proprio se sono proprio minimamente regolati. Ah!
Non è possibile, raga. È come... Ma un'armatura potrebbero anche darla. Ah, oh, è stata la lavatrice. Mamma mia, che uomo di casa, guardalo, guardalo, Jenny. L'altra volta dicessi che la tua donna era fortunata. Ma pure lei, pare di vedere che pure lei sia fortunata uguale. Vivo questo. Per fare sta parte era questo, di mettersi sulle scale, cacchio. Avete capito questo personaggio chi è? Ve lo ricordate dal primo Painkiller? Belial, come era fatto? E poi qui l'hanno un po' cambiato.
corro l'ennesimo attacco per dire, ah, non ti è bastato, no? Ah, yeah.
Mamma mia, raga. Questo è solo il primo livello. Ma cazzo, cosa? Sta un'ora solo di primo livello, ragazzi. Ma siamo pazzi? Siamo impazziti? Aia. Bene, probabilmente non mi hai sentito, ma tu l'altra volta dicessi che allora sei fortunato ad avere la ragazza che hai. Però pure lei, non è che sei tanto sfortunato, anzi.
L'uomo è sempre più fortunato, però pure lei. Ah, ecco. Prova a dire che cazzo ho fatto. L'uomo deve aiutare in casa. È sbagliato che l'uomo non aiuti. Deve fare per forza, eh. Pensavo fosse un nemico. E cazzo, è più hardcore del primo stesso vendite. Yeah.
C'era una parte che mi pare che si dovesse andare, tipo... qua. Mi manca un'armatura. Sei minuti di game di livello. Mamma mia. Io staccherei qua, raga, farei livello per livello, solo che poi otto livelli, quindi verrebbero 8 video. Eh sì, dai raga, faccio livello per livello perché avete visto, se no sto gioco diventa... cioè i gameplay diventano 3 ore l'uno. Quindi io termino sia il gameplay che la live a questo punto. Raga, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. È stata una fatica. Ho fatto un solo livello, una fatica immane. Io comunque chiudo questo gameplay. Chiaramente però siete come sempre invitati al mio canale Twitch oppure ai miei social. Secondo me Jenny mi starà odiando perché l'avrà sentito tante di quelle volte sta cosa. Però è l'end streaming perfetto. Quindi scolla a voi. Grazie ancora per la compagnia. Ci vediamo domani. Domani cercherò di cominciare in orario perché oggi ho iniziato tardi. Intanto controllo se c'è qualcuno che si può stare. Un po' e un po'. Vabbè, ci penso.